Isaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con effetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come i giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendesti nella fossa. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli. Della Sua santità celebrate il ricordo, perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato. Ti esalto, Padre di tutti gli uomini, moltiplica la gloria del tuo nome, la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda pienamente adempiuto il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato,
per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Esaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò che per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Oh.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, tu hai preannunziato con il messaggio dei profeti i misteri che oggi si compiono. Ravviva la nostra sete di salvezza, perché soltanto per l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie della tua giustizia. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta Israele i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inveri? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza, colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa le ha ubbidito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate ed hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila. Cammina allo splendore della tua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele ed un vavo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Preghiamo. O Dio che accresci sempre la tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo, per Cristo nostro Signore.
dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia le sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Preghiamo. O Dio, che nelle pagine dell'Antico e Nuovo Testamento ci hai preparati a celebrare il mistero pasquale, fa che comprendiamo l'opera del tuo amore per gli uomini, perché i doni che oggi riceviamo confermino in noi la speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così, anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Hallelujah.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, alleluia. Siamo arrivati al culmine del Triduo Pasquale. Triduo che abbiamo iniziato giovedì sera. Abbiamo attraversato il Venerdì Santo. Ed eccoci in questa notte di veglia a celebrare la Santa Pasqua del Signore. È la Pasqua del Signore che ci invita a guardare alla storia di tutto il mondo, di tutta l'umanità. Quella storia che abbiamo percorso ascoltando la Sacra Scrittura dell'Antico Testamento. Abbiamo avuto l'invito a cogliere la bellezza di incontrarci con il Signore,
attraverso la parola dei profeti. Quel Signore che dona il suo spirito, quel Signore che si presenta come sposo, quel Signore che ci chiama a vedere le meraviglie che ha operato nella storia del popolo di Israele, attraverso la Pasqua ebraica, il passaggio dal Mar Rosso, attraverso l'alleanza fatta con Abramo, attraverso l'azione creatrice di Dio che è stata all'inizio, all'origine, azione da parte di colui che fa venire tutto dal nulla e che in questo tutto ha messo in evidenza il contrasto tra tenebra e luce, ma soprattutto è stato messo in evidenza come all'apice di questa creazione è stato posto l'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo visto quindi tutte le letture andando a ritroso, cioè dall'ultima ascoltata fino alla prima, quella della Genesi, e abbiamo avuto la bellezza e la gioia di vedere sempre più inserita la storia del popolo Israele all'interno della storia dell'umanità, di questa umanità che ha il suo punto centrale in Cristo Gesù. La storia della creazione stessa, di tutto il cosmo, come la storia del popolo Israele, incominciando da Abramo, padre della fede, e continuando poi con Mosè, e quindi la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, il passaggio del Mar Rosso e così via, questa storia culmina in Gesù Cristo raccogliendo tutta l'umanità, perché tutta l'umanità è chiamata a contemplare il mistero di Cristo che è il centro del mondo, come abbiamo detto all'inizio, è il principio e la fine, ma anche il centro. L'alfa e l'omega, così come è segnato il cielo pasquale, ma anche il centro di tutto, la luce che illumina il mondo, che illumina gli uomini. Sentiamoci allora coinvolti in questo mistero pasquale. Sentiamoci inseriti in questa grande liturgia. Sentiamoci inseriti in questo triduo pasquale, in questo culmine del triduo pasquale. Perché vogliamo vivere anche noi la gioia di essere cristiani, di aver conosciuto il dono della sua parola che ci illumina sulla sua rivelazione, ci fa conoscere se stesso, il Signore, e ci fa conoscere anche noi, perché l'uomo in Dio e in Gesù Cristo, figlio di Dio, fattosi uomo, scorge pienamente se stesso. Riesce ad avere conoscenza più piena di se stesso. Per questo il nostro rapporto con Dio in Gesù Cristo diventa un rapporto che porta luce, che fa vedere la verità, che ci libera dall'ignoranza, che ci libera dalle tenebre, che ci libera anche dal male. Allora vogliamo sentirci chiamati a rinnovare il nostro essere cristiani ripensando al nostro battesimo, ripensando alla nostra rinascita, come ci diceva la lettura dell'Epistola che abbiamo ascoltato dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi siamo inseriti in Cristo Gesù
nella sua morte e nella sua risurrezione attraverso il lavacro del battesimo. Ora, dopo, seguirà il segno dell'acqua, la benedizione dell'acqua, per richiamare il nostro battesimo, il battesimo che abbiamo ricevuto. In quell'acqua siamo stati immersi e da quell'acqua siamo riemersi, per dire la nostra morte e la nostra rinascita, la nostra vita nuova. Vita nuova che si rinnova ogni volta che noi incontriamo la luce di Cristo. Vita nuova che rinnoviamo ogni volta che noi ci accostiamo ai sacramenti che Cristo ha dato per noi. Vita nuova che Cristo illumina ogni volta che noi prendiamo la luce, quella candela che abbiamo ricevuto, la attingiamo al cero pasquale, cioè a Cristo, luce del mondo, e con questa luce cerchiamo di camminare nel mondo, diradando le tenebre, portando luce dove c'è oscurità, portando la luce dove c'è il buio, la luce della bellezza che fa vedere la bellezza, la luce che fa vedere la verità, la luce che porta calore, la luce che porta amore. Siamo chiamati a vivere la nostra fede cristiana come queste donne che hanno ricevuto la gioia di conoscere per primi la risurrezione di Cristo. Queste donne che hanno incontrato Gesù risorto dopo aver visto che il sepolcro era vuoto, che la pietra era arrotolata. Queste donne che a un certo punto si sentono chiamate e invitate ad non avere paura. Non abbiate paura. Noi non dobbiamo più avere paura. Siamo stati chiamati a vincere la paura, le nostre paure. Non possiamo vivere nella paura se siamo di Cristo. Non possiamo sentirci schiavi della paura e quindi non liberi, perché Cristo ci ha liberati con la sua risurrezione, ci ha liberati dal peccato, ci ha liberati dalla morte. E allora non c'è più paura che tenga di fronte a Cristo Gesù risorto. A queste donne, non abbiate paura. Questo invito viene rivolto anche a noi. Non abbiate paura. Non abbiamo paura. In Cristo Gesù noi possiamo vincere il peccato e tutte le forme di peccato, perché siamo in Cristo portatori di luce, portatori di salvezza. E dopo aver detto non abbiate paura, non temete, dice andate. Andate. Quest'altro termine è un invito a portare a tutti l'annunzio di Gesù Cristo risorto. Dobbiamo accogliere questo mandato, come ci dice Papa Francesco nella sua enciclica Evangelii Gaudium. Ci dice proprio questo, che noi in forza della risurrezione di Cristo siamo chiamati a portare a tutti l'annunzio della gioia di Cristo risorto. Dobbiamo farlo sul serio, dobbiamo prendere questo impegno, dobbiamo vivere la nostra testimonianza cristiana andando in mezzo alle genti. Vedete, dov'è che Gesù dice di doverlo incontrare? Lo dice alle donne: andate e annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea. Andate, in Galilea c'è il luogo delle genti, il luogo dove c'è lo scambio con le persone, il luogo dove c'è la terra aperta a tutti. La Galilea è questa, non è la Giudea, che è già più interna, che è chiusa nel ristretto dei giudei. Nella Galilea invece c'è la terra delle genti, ci sono molti popoli, molte razze che confluiscono. Lì il Signore si fa incontrare, lì il Signore si fa vedere, lì annunziate il Vangelo. Quindi non nel chiuso della nostra vita anche parrocchiale o familiare, ma nella nostra
apertura alle genti, a tutti, annunziamo che Gesù Cristo è risorto ed è la nostra gioia ed è la nostra vita, perché ha illuminato le nostre opere. Vogliamo sentirci allora chiamati ad essere apostoli di Gesù Cristo, testimoni della sua risurrezione. Vedete, il Vangelo di Matteo, come gli altri Vangeli, non è che ci raccontano come Gesù esce dalla tomba, non è che ci raccontano in questo momento, cioè non sono realisti, non fantasticano, sono evangelisti che raccontano che cosa è stato l'incontro con Gesù risorto. È questo, ci raccontano che c'è la tomba vuota, ci raccontano che c'è la pietra arrotolata, ci raccontano che c'è un terremoto, ma non ci raccontano come è successo che Gesù risorga, cioè che Gesù a un certo punto da morto lì nella tomba trova la vita. Non ce lo dicono, perché non c'è stato nessuno ad assistere quel momento, ma ci dicono invece quello che poi è stato visto, vissuto, e quindi quello che hanno potuto raccontare e testimoniare. Le donne raccontano e testimoniano ciò che hanno visto, ciò che hanno sperimentato, l'incontro con Gesù Cristo risorto, che ha detto loro non temete, che si è fatto vedere da loro, li ha invitati ad andare ad annunciare che Gesù li attende in Galilea, e questo è quello che hanno fatto. E gli apostoli hanno incontrato poi Gesù nella Galilea, il risorto, colui che non è più trattenuto dal sepolcro, non è più chiuso dalla pietra che chiude il sepolcro, perché lui ha vinto la morte, lui è in mezzo alle genti, lui è nella Galilea, lui è lì che si fa trovare dagli apostoli, è lì che si fa trovare perché gli apostoli possono sperimentare la risurrezione di Cristo, così come l'hanno sperimentata l'incontro con Cristo le donne. Anche noi stasera sentiamoci chiamati a vivere questo incontro con il Signore, un incontro che deve trasformare la nostra vita, che non deve farci fermare nella nostra vita stazionaria, di stasi, fermi, stagnanti. Dobbiamo essere dinamici, dobbiamo essere aperti, dobbiamo andare nella Galilea, dobbiamo andare verso le genti, dobbiamo annunziare Gesù Cristo risorto, la gioia di Cristo che è in mezzo a noi ancora, fino alla fine dei tempi. Questo è l'invito che ci fa Papa Francesco, questo è l'invito che ci fa il Signore, questo è l'invito che ancora noi accogliamo, perché poi è l'invito della comunità, non è l'invito del sacerdote soltanto o del Papa, è l'invito della comunità di Gesù Cristo, quello di dire andate e annunciate. Tutta la comunità si fa portatore di questo invito, di questo annunzio, perché tutti noi oggi lo diciamo insieme per poter portare agli altri la bellezza di essere in Cristo, creature nuove, risorte dalla vita, risorti con Cristo, avendo lasciato e abbandonato il peccato, avendo accolto la luce per rivestirci di luce e per testimoniare in questo mondo che la luce è sempre gioia, è sempre bellezza, è sempre preferibile dalle tenebre. L'abbiamo visto anche stando nella penombra dalle 11 a mezzanotte. Abbiamo visto come anche i nostri occhi si sono un po' appesantiti, quasi quasi ci veniva sonno, magari no? Adesso che c'è più luce siamo più svegli, siamo più ridenti, siamo più sobri. Quindi ecco, questa luce che cambia anche il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di essere, di vivere, possa essere la luce che sempre trasforma la nostra vita e ci porta a essere testimoni del Gesù Cristo, luce del mondo, che ha vinto il peccato e la morte e che è risorto per farci gioire con Lui.
Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su quest'acqua che serve per il fonte battesimale, perché tutti quelli che nel battesimo saranno rigenerati in Cristo siano accolti nella famiglia di Dio. Teresa d'Avila, prega per noi.
Giovanni Bosco, prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte. La tua incarnazione, salvaci, Signore, per la tua morte e resurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo, innalzato sulla croce. Egli versò dal suo fianco sangue e acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei le sorgenti del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale.
per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, in questa notte di luce rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,
Interceda per noi colui che siede alla sua destra, Cristo Signore risorto, vincitore del peccato e della morte. Apri i nostri cuori alla speranza, Signore. Apri i nostri cuori alla speranza, Signore. Per il Papa e i Vescovi, annuncino con coraggio la lieta notizia della risurrezione. Con una predicazione efficace e una vita coerente, preghiamo. Apri i nostri cuori alla speranza, Signore. Per le nostre famiglie, la luce del risorto faccia sì che i genitori e i figli si donino sempre reciprocamente sostegno e ascolto, amore e perdono. Preghiamo. Apri i nostri cuori alla speranza, Signore. Per quanti in questa santa notte ricevono i sacramenti del battesimo, della cresima e dell'Eucaristia, la loro vita sia sempre illuminata dalla grazia del Signore, preghiamo. Apri i nostri cuori alla speranza, Signore. Per ognuno di noi la gioia della Pasqua divenga rinnovato cammino incontro a Cristo, con scelte coraggiose di fedeltà e conversione, preghiamo. Apri i nostri cuori alla speranza, Signore. O Padre, il tuo spirito è lievito di gioia e di pace nella nostra storia personale e sociale. Donaci di fare la nostra parte per costruire un frammento di quel mondo nuovo che il Cristo ha inaugurato con la sua morte e risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Seduti. E tu hai mani son pieni.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva tutti i vani di questo sacrificio, la gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Chiesa. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra son pieni. Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che non confina all'altro della terra, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno glorioso, nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza.
Cristo che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Pace secondo te. Spirito. Pace secondo te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Grazie.
Regina Celi, Laetare, Alleluia, qui. Resurrexit, sicud ixit, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia. Spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione, vi comunico che domani ci saranno le sante messe alle 9 a Santa Maria di Gesù, alle 11 qui in Chiesa Madre e subito dopo la messa delle 11, quindi a mezzogiorno, la processione del Cristo risorto che arriverà in piazza dove ci sarà l'incontro con la Madre, con la Madonna, con Maria. E dopo si ritorna in chiesa madre. Di sera alle 19 ci sarà la messa vespertina e poi subito dopo la messa la processione per le vie della nostra cittadina. Avete visto che abbiamo avuto a Salvatore Cannizzaro, che per la prima volta qui in veste bianca, cioè con il camice, veste liturgica, e ormai a Giuseppe lo conoscete, ormai lui da tempo che è lettore e che veste con il camice, ma questa sera abbiamo avuto, questa notte, ecco, abbiamo avuto la gioia di avere con noi Salvatore, che è diventato lettore
il 15 dicembre del 2013, solo che lui abita a Siracusa e quindi aiuta la parrocchia dei francescani che si chiama Maria Santissima della Misericordia e dei Pericoli. Oltre la parrocchia, comunque lui anche in cattedrale, anche in diocesi, anche nella diocesi di Siracusa e soprattutto nel santuario della Madonna delle Lacrime. Ecco, è lì che svolge il suo ministero. È a favore della diocesi e sta preparandosi, ecco, a fare un cammino di formazione per ricevere, oltre al lettorato, anche l'accolitato e poi il diaconato. Quindi gli facciamo i migliori auguri e lo ringraziamo per essere stato in mezzo a noi questa sera con questa nuova veste liturgica che è di lettore. Grazie. Adesso accogliamo la benedizione del Signore. Ad ogni mia invocazione risponderete. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questa santa notte di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Auguri di buona Pasqua a tutti. Ecco l'angelo, angelo.
Gesù è vivo, 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 Gesù è vivo,